Lo scacco matto segnato all'alba di ieri non sarebbe l'atto conclusivo. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'ampia attività di spaccio di droga al quartiere Monte Vescovado di Nocera Inferiore. Agli interrogatori di garanzia dei 9 arrestati, che saranno eseguiti tra oggi e domani dal GIP Schermino, si affiancano gli accertamenti investigativi ancora in corso degli uomini dell'arma. Innanzitutto si cerca Don Mario, misterioso soggetto al quale più volte fanno riferimento due degli indagati nel corso di telefonate intercettate. Parlano di lui con deferenza, tanto da affiancare sempre il suo nome con l'appellativo di Don, e secondo i carabinieri potrebbe essere l'elemento cerniera con un potenziale secondo livello organizzativo del gruppo. Da altre intercettazioni è evidente la provenienza napoletana della droga venduta a Nocera. Hashish, cocaina ed eroina venivano reperite a Torre Annunziate a Scampia Secondigliano. Prezzi convenienti, quelli fissati per lo spaccio finale. 5 euro per una dose di fumo, 25 per una di cocaina o eroina. Particolarmente allarmante il dato concernente l'età dei compratori. Si tratta in gran parte di giovanissimi, alcuni dei quali addirittura minorenni, quasi tutti identificati grazie alle immagini che di volta in volta venivano catturate dalla microcamera che i carabinieri avevano piazzato di fronte all'ingresso del circolo San Giuseppe, dove era stato allestito il gazebo postazione dell'attività di spaccio. Ogni volta che si verificava una cessione, i carabinieri fermavano l'uscita dal quartiere i ragazzi che avevano appena comprato la dose, li portavano in caserma, identificavano e poi si facevano raccontare quello che sapevano su ciò che avveniva nella piazza di spaccio sotto osservazione. In 2 mesi, tanto è durata l'indagine, sono state accertate decine di episodi di cessione di droga, per i quali non solo i 9 arrestati, ma anche gli ulteriori 11 indagati dovranno a breve rispondere di fronte al giudice. Sul fenomeno droga nell'agro, allarmanti le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dal maggiore Matteo Gabelloni, che ha segnalato come i prezzi bassi e l'ampia possibilità di scelta tra droghe tradizionali e sintetiche stia sempre più coinvolgendo nell'uso di droga fette sempre più ampie della popolazione dell'agro, che non corrispondono all'immagine cliché del drogato anni 80. Spesso infatti si tratta di ragazzi di buona famiglia, professionisti, studenti, che cercano lo sballo solo nel weekend e in particolari occasioni come gite scolastiche o feste di compleanno.